E ragazzi, comincia oggi ufficialmente la stagione 2023-2024, la nostra quarta stagione qua in live. Tutte le partite, almeno quelle che riusciamo a fare insieme a voi, insieme agli insulti, insieme ai sostenitori, insieme al Milan, insieme a tutti i cardiopalma del caso. E io sinceramente non sono ancora pronto, perché sono passati esattamente 2 mesi e 11 giorni dalla finale di Champions League di Istanbul e mi sembra fosse ieri, ragazzi. Davvero, ci siamo riposati, la programmazione del canale si è riposata anche quella, avete visto GTA 5, poi qualche carrierina, qualche live, poi Assassin's Creed, che vedrete che quest'inverno Assassin's Creed esploderà su questo canale. Maglia vecchia non è per celebrare niente di particolare, è che quella della stagione scorsa è finita sulla Wall of Fame, se così la possiamo definire, e il 1° settembre, prima di Roma-Milan, ordineremo la maglia del prossimo anno. Ragazzi, Bologna-Milan, esattamente come 3 anni fa, che però era Milan-Bologna, che si vinse 2-0 con doppietta di Zlatan Ibrahimovic, avevamo quella maglia laggiù. Ragazzi, manchiamo solo noi all'appello, speriamo che ce la mandino buona. Live reaction numero 98 per noi, sempre FIFA 23 che vedete qua in sovraimpressione, anzi in realtà sono io in sovraimpressione nello sfondo FIFA 23, perché ovviamente EA Sports FC 24 non è ancora uscito, dovrà uscire a breve, uscirà il 1° ottobre da quello che so, quindi anche tutto settembre giocheremo con questa, chiamiamola, retrocompatibilità di FIFA 23, purtroppo anche per la Champions League, però questo è quello che la EA Sports ci offre, quindi noi facciamo altrettanto. Nomi caldi in panchina: Okafor, Romero, Adli, che io avrei fatto giocare tantissime volte in più anche l'anno scorso, Calulu, Chukwueze, Kier, Pobega, Florenzi. Finalmente abbiamo una panchina che possiamo guardarla e dire ok, c'è qualcuno da poter far entrare. Ricordiamo che Musa è squalificato, perché, e qua voglio lanciare una freccetta, Musa è squalificato perché ha preso un rosso in Betis Valencia dell'ultima giornata dello scorso campionato. Sicuramente avesse espulso Marcus Thuram, ieri avrebbe giocato. Finisce qua la mia critica, va bene? È la prima giornata, vediamo di mantenere la calma, però ripeto che non dovessimo vincere oggi, sono sempre quei famosi punti che poi tu guardi tra qualche mese e dici cazzo come li ho persi. Però bellissimi questi pantaloncini del Bologna con questa striscia rossa in diagonale. La Lega Serie A in queste prime 2 giornate, stop piracy, stop alla pirateria audiovisiva, ed è un messaggio bello, sono bellissimi, fantastici. Stop alla pirateria audiovisiva, mettete DAZN su servizio di merda a 40 euro al mese, ma vi rendete conto che siete partiti a 10 euro al mese, primo mese gratis, disdici quando vuoi, e poi ci fate pagare 40 euro al mese per questa merda qui? Stop alla pirateria, ma viva la pirateria, perché a volte vi bloccate, la pirateria è l'unico modo per poter guardare le partite, davvero, ma viva la pirateria. Cioè io mi dissocio e dico viva la pirateria, ce ne fosse di pirateria, potessi la fare io la pirateria, questa mi deve bastare per tutto il primo tempo, anche se non succederà così, aspettiamo che l'arbitro fischi. Eccolo qua, si inizia benissimo. Il Milan fa sempre all'inizio campionato una fuori, una dentro, una fuori, una dentro. Attenzione, traversa, scheggia la traversa di Maignan, poi dopo 23 secondi traversa del Bologna, esattamente come ad aprile. Traversa di ho già visto il gol, l'ho già visto. Vabbè, ha tirato una legnata da 30 metri. Qui veramente la colpa di nessuno. Costruzione al basso, niente contropiede, ho già notato questo. C'era Pulisic libero, praticamente campo aperto, Maignan ha aspettato. Abbiamo già perso diversi palloni, eh. 3 minuti e mezzo, il Milan non ha superato la metà campo. No, giusto per dirvelo. Poi la partita è lunga, però piccola accortezza proprio. Cambia con Nico Giannis, la pressione di Giroud. Bravo Giroud. Il pallone dei piedi del Leao. C'è Reinders dentro, Leao. Fa tutto da solo. Poi arriva lì Reinders. Sbatte contro chi ha Bekema. Un filtrantino l'avrei fatto, Giroud. Oh, fallo! Oh. Pulisic dentro, Reinders verso Giroud. E gol! E gol! Pensavo fosse fuori, ci siamo abituati ormai. Giroud di destro,
non di testa, non di sinistro, sul primo palo, al primo tiro in porta, porta in vantaggio il Milan. Era una vita che non dicevo questa frase, che al primo tiro in porta abbiamo fatto gol. Assist di? Sinistro. Di? Assist di? Di chi? Di chi? Sì, di Reinders, esattamente così. Parte da dietro, in gioco, beffa Skorupski, che guarda il guardaline, che gli fa Marameo. 1-0, raga, la palla di Pulisic per Reinders. Per persa questa palla, i difensori. Cioè, solo Reinders ci ha creduto. Leao fermo. Solo lui ci ha creduto. È 1-0, Giroud. Fernandes a prende l'interno. Attenzione a Ndoye, sinistro, fuori. Messaggio di reazione da parte del Bologna. Ndoye vuole il pallone, lo mette giù, lo nasconde a Reina. Ndoye, da dov'è passata, ciao. Sì, però la doma. Zirze, muro, muro, poi palla fuori. All'interno della rete da parte di Ferguson. Ferguson, mamma mia. Illusoria, perché qualcuno ha gridato al gol. Zirze per fortuna ha tirato addosso a ciao, però poi Ferguson di controbattuta. Brillantissimi. Palla fuori di poco. Sta maglia del Bologna è bellissima. Come lo incitava Pioli. Ma che cazzo, Krunic! Sirkse valuta la situazione. Che palla per i compagni ad accompagnarlo. Cerca una palla in verticale che sembrava. C'è, ciao, meno male. No, ma Krunic può fare il titolare. No, ma Krunic deve essere il perno del centrocampo. Il Milan deve vincere uno scudetto con Krunic titolare. Certo. Stavolta non. Certo. Per Pulisic che trova ancora una via interna. Giroud di ritorno. Giroud buono. Pulisic! We don't speak americano! We don't speak americano! Great goal! Dove l'ha messa? 2-0. Si vede che i giocatori che provengono dalla Premier League hanno un altro passo. Gol e un assist per Olivier Giroud. Gol e assist di Oliviero, così, perché gli andava. Capitan America! 2-0. E andiamo così. Ha avuto un avvio un po' spaesato, direi, il Milan, la traversa di... ma l'avvio spaesato, zio, non va bene, perché l'avvio spaesato, se ce l'hai contro l'Inter, quelli ti fanno due gol in 7 minuti, come in Champions League, forse non l'hai capito, fra... Fernandez, Reinders si perde in area di rigore. Gioca splendidamente il Milan. 11° e 21° i due gol, perfetto. Quindi me l'aspetto al 31° a sto punto. Reinders, ragazzi, sta facendo una partita assurda. Sceglie Pulisic, anche l'off-to-cheek verso l'area di rigore. Pulisic... Giroud si coordina, paratona! E poi si rifà. Angolo. Ancora Reinders a cercare lo stucchic che può prolungare. Leao! Semi rovesciata. Attenzione che poi lo spellano, Attenzione Leao. Leao, oh, questo è un fallo e questo è un giallo clamoroso, vitale, sacrosanto. Sì, ancora una volta Milan che esce. Fa scardinare qualche spazio il Bologna con Ferguson che aspetta la sovrapposizione. Attenzione, testo destro, Maignan, ancora Ferguson pericolosissimo. Lui è lì con Giannis. Punta non ce l'ha il Bologna. Comunque incredibile, ragazzi, ogni tanto non sapevo che l'ala destra potesse segnare nel gioco del calcio, pensavo fosse quel ruolo che gli è impedito di segnare. Contropiede Reinders, corre ancora in avanti il Milan. Rafa, c'è Teo è uscito. Skorupski ha travolto tutti, un metro meno. Rafa gliela avesse data un pochino più corta. Addirittura un gioco di piedi. Bella la cagata Tomori. No, non mi dite che il bug del 45esimo c'è anche nella realtà, vero? C'è il contatto con Leao, lo ha visto Pairetto, punizione. Meno male non è rigore. Sapete che per me è dentro l'area. No, è fuori, è fuori. È caduto dentro, ma è fuori. Ha provato a fare altri due passi e mezzo per prendere il rigore, però è fuori, è fuori. È Lico Gianni, se tira bene. Lico Gianni se tira bene. Dico Gianni se tira bene. L'ha tirata fuori, per fortuna. 4 di recupero, sti cazzi. Pensa su ancora Moro. Poi va in mezzo. Moro va al cross. Ferguson, Calabria, non lo stendere, non lo stendere, non lo stendere. Trova Lico Giannis, il cross. Lico Giannis, colpo di testa di Posch, fuori. Doie, finisce qua, ragazzi. End of the first half. 2-0. Giroud e Pulisic. Direi che non si può essere più soddisfatti di così. C'è un secondo tempo da giocare. Bologna ha dimostrato di non aver ancora mollato, quindi testa sulle spalle, ci vediamo nel secondo tempo. Ritorna al canovaccio che preferisce quello con due ali di ruolo, l'avevamo sottolineato nel corso del primo tempo, l'assenza di una cosiddetta bilateralità. Eccoci qui per il secondo tempo, ragazzi. No, mi si è buggato lo schermo. Teo Hernandez.
partito Leao. Teo, bella per Leao. Cioè, la manda a destinazione. Sbatte addosso al difensore. Deve un po' rivitalizzare questo pallone. Lo fa dentro dall'area di rigore. Per RLC, questo è calcio d'angolo. Che combatte. Tocca però per ultimo. No. Peccato. Quante cose sprechiamo, raga. Perché viaggiare sul binario. Lascia RLC. Inciampa lo. Bravo. Adesso poi devi crossarla. Uno contro due. La porta fuori. Prendere il pallone. Lo ha toccato però lui. Rimbio dal raga, è un tronco. È peggio di che sì. È un tronco. Cioè, fatelo giocare a uno, barra due tocchi, mettetelo magari in una posizione un po' più avanzata in modo che possa colpire in area di rigore. Ma ragazzi, skill proprio zero sto qua, Ci ha saltato un uomo, poi si è incartato da solo, ha fatto cascare al secondo, si è fatto recuperare. Fatelo giocare a due tocchi e a me va bene. Corsa profonda di Zirkzee, il pallone è preciso, ciao, usa anche un po' di mestiere. Se... forse oh, Dio! Aveva piena visuale dell'episodio, Pairetto. Cosa fa? Tomori. Cosa ha fatto Tomori? Vediamo soprattutto se ha rischiato il rigore. In questo ribaltamento di fronte, giù anche lui, anche in questo caso nessun rischio. Proteste un po' plateali. Qui c'è giallo per arriva il cartellino giallo per il terzino del Milan. Hernandez. Di cui parlavi tu. C'è stato adottato. C'era un rigore netto per il Bologna, non te l'ha dato, tu non puoi protestare per un fallo. Nella tre quarti avversaria, dopo che sei ripartito la palla, ti è pure sbattuta sul braccio. Ho detto che Tomori quest'anno è inaffidabile. Ecco, ma Orsolini. Per accarezzare con il tacco il pallone, poi Hernandez spuntato. E la tira addosso. Come dicevi tu, una questione di entità. Gliel'ha proprio calciata addosso, senza pietà. Per questo ci piace Hernandez, perché fa queste cose veramente che ti fanno casare al massimo. È buono perché questo Bologna, nonostante il 2-0, non sta mollando di nulla, Cioè difende come se stesse vincendo. Quindi c'è tanto di merito. Cerca la palla incrociata. Bosch, Ndoye, Calabria, provvidenziale. Sempre Ferguson. Insomma fa gol da qua alla fine, lo fa. Mignan ha sbagliato 4 rinvii, dai. Cazzo è. Prova a girarsi. Bravo Krunic, una cosa fatta a modo. Il Bologna è completamente fratturato. Krunic aspetta. Krunic. Reinders. Di fronte Ebischer, la palla è per Krunic. Krunic che non controlla. Madonna che bidonaccio. Poteva tirare, ha fatto un controllo in questa situazione perché aveva recuperato una palla che non la recupera più ne babbo tutta la sua carriera. Manco se va al Fenerbahce contro l'ultima classifica del campionato turco. Recupera una palla così, davanti la porta, poteva tirare di prima, non l'ha fatto. Leao sto secondo tempo non ci sta capendo nulla, raga, non ci sta capendo niente Leao. Qua potresti toglierlo, mettere Pulisic a sinistra e mettere Chukwueze. Doglie fa arrivare sul fondo palo. Anzi è meglio col piede. Calabria chi è stato però, ragazzi. Leao non ci sta capendo niente in questo secondo tempo. Punto è palo, io ho visto bene, palo. Ben più vibrante. Ok, rimessa al fondo adesso. Decisione giustamente la squadra. Adesso ha senso. Zirkzee si è aperto. Zirkzee, questo è gol del Bologna. Ebischer, Reinders. Ebischer fuori angolo. Di Maignan per Maignan o Reinders? Forse Maignan. Ripeto, tra tre partite c'è il derby. Mandateci uno dell'Inter lì così. Mandateci uno dell'Inter, palla dentro, colpo attacco di Porsche Maignan. Mandateci la Toro Martinez con un'imbucata così, che tanto siete capaci di fargliele fare sempre. Ovviamente hanno sfondato dalla parte di chi? Di Tomori, di Hernandez. Sempre paratone di Maignan a riguardarlo, con la spalla Maignan. Reinders calcia al destro, telefonatissimo. 65esimo, Pioli non ha ancora fatto i cambi. C'è anche da considerare. First time. Bravo Calabria che sporca. Allora c'è Reinders. Reinders. Dove vai? Beh, ha visto Giroud. Sceglie il centravanti che prova a costruire il tiro con il sinistro. Madonna, che tronco. Sì, era una potenziale occasione. Qua secondo me Reinders va a scegliere Leao per forza. 68esimo, zero cambi. Nice. Con l'asciugamano in testa Pulisic, bellissimo. Con l'asciugamano del Gatorade. Vabbè, assurdo. Fuori Giroud, dentro Okafor. E namo. Pobega e Krunic insieme, ragazzi. La coppia dei danni, Ciucu che lancia Pobega, ma Ciucu non sa che Pobega è un pipero.
0. Doveva far entrare Pobega per Krunic, no, per RLC. Quanto si sente che manca Benna. Con Reinders che fa girare il pallone. Reinders per Kalulu. Tocca Posch, calcio d'angolo. Ah, l'ha tolta dalla testa di Leao. Ok, adesso torna. Teo sbaglia la difesa. Leao. Ma perché ti incarti così? Mi fa sbroccare sul 2-0. Ti regala una palla così Lukumi. C'hai Okafor a un metro. Niente, si deve intestare a dire. Oh. Riceve Pobega, deve un po' aspettarlo. Pobega a sinistra, no, ma perché ti dà la tre quarti, zio? C'era Ciucquezze solo, cioè. No, ma Pobega deve giocare nel Milan. Gli devi dare fiducia. Può fare grandi cose, può giocare le grandi partite. Cioè, certamente, certo. La seconda giornata. Io gli farei giocare tutte le partite da qua a fine carriera sua a 90 minuti. Kalulu! Kalulu! Palla lì, cross, colpo di testa. Viene anticipato poi. Calcio d'angolo, fuori gioco. Tutto fermo. Di Orsolini, c'è, cioè, ma raga. Raga. Kalulu, cazzo. Un altro candidato per la disabile K. Orsolini, bravissimo. Pobega. Buon recupero, dai. Famo sto 3-0, ce lo meritiamo, dai. Non affonda subito il contropiede, controlla le velocità. Bello! Bello per Leao. Può andare a puntare Beuk, ma Leao. Leao! Palo! Sfiora il super gol per far calare il sipario Raffaele Leao, dribbling quasi peccatissimo. Palo tra l'altro interno, però palla a metà strada a Ciucuezzi e Okafor, che avrebbero potuto far gol a porta vuota praticamente. 10 gradi di più internamente e esternamente il palo e battevano a porta vuota. Orsolini in sinistro, Maignan ancora. Finisce qui. Milan batte Bologna 2-0 alla prima di campionato, risolve tutto in 20 minuti. Leao Zoppica, fantastico. Ci vediamo per una super live reaction sabato per Milan-Torino, poi un'altra live reaction molto carina che faremo per Roma-Milan. Nel mezzo ci saranno anche sorteggi di Champions League. Un bacione, sempre forza Milan.